Ciao a tutti, qui Mico Sentino con Maurizio Romano, il gentleman nostro. Ciao, mi senti bene? Sì. Perfetto. Ragazzi, Maurizio è un nostro studente e che è partito veramente come la maggior parte di tutti attraverso un contenuto gratuito e piano piano ha distrutto quelle che erano le sue credenze, diventando uno dei nostri studenti avanzati del mio mastermind. E Maurizio ha passato un periodo molto particolare perché per un anno ha seminato tanto ma non ha raccolto nulla fino a quando, dopo 10 minuti di una breve consulenza dove gli ho cambiato completamente l'angolo, abbiamo cambiato completamente l'angolo, gli si è aperto un mondo. Cioè è passato da un anno che ha fatto praticamente zero a esplodere esponenzialmente da 0 a 30.000 euro in un mese e mezzo. Quindi ormai ha creato un'azienda che diciamo fa una media di 15-16 mila euro al mese, e anzi poco più, sono stato abbastanza stretto e sta continuando a scalare in maniera esponenziale. Quindi Maurizio, adesso arriveremo anche a come hai fatto a creare tutto questo, a che cosa fai, qual è la tua nicchia. Anzi, anticipo un po' che tu in questo preciso momento e anche nel lungo periodo sarai e sei nella nicchia della seduzione, che è una nicchia abbastanza particolare perché molti hanno magari avuto idee di addio, anch'io voglio fare corsi di seduzione e quant'altro, ma ovviamente Facebook ti banna e devi fare le cose sempre black, devi fare tutto di nascosto, devi cercare di cambiare link, avere tutte queste robe. Invece Maurizio riesce a fare tutta la luce del sole, manda traffico a valanga e non ha alcun tipo di problema e soprattutto ha preso la leadership di un mercato in un mese. Cioè, in un mese ha preso la leadership di un mercato dove la gente tenta magari di avere successo per anni. Lui in un mese si è posizionato, ha i suoi clienti, vende a alto costo perché è l'unico in grado di vendere dei pacchetti di consulenza che vanno da 1.000 a 2.000 euro in una nicchia molto particolare che non è strettamente correlata ai soldi e quindi è veramente un grande caso di successo che adesso andremo ad affrontare e racconteremo un po' tutto quanto. Ma dici un po', Maurizio, cosa facevi prima di incontrare Info Marketing X, di incontrare me e via dicendo, perché uno dice: ah, vabbè, ma è nato già imparato. No, 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 Maurizio era tutt'altro. E No, racconta un po' assolutamente. com'era la tua vita fino a un anno e mezzo fa, insomma. Allora, io lavoravo per una società qui a Genova, perché io sono di Genova, di spedizioni doganali, e mi occupavo della parte commerciale. Mi occupavo di vendita, ma vendita quella vecchio stampo, quindi telefonate a freddo, mi prendevo vai a quel paese ogni 3x2 e era un tipo di vendita d'assalto, no? Io mi buttavo nel fuoco del mercato e ricevevo tutte questi no. E poi vedevo che i risultati non arrivavano, ho cominciato un po' a informarmi su quello che era. Diciamo il mercato, la vendita, tutte queste cose qua. Ho iniziato a studiare e ho iniziato a studiare, devo essere sincero, da un tuo, diciamo uno che all'epoca era un tuo concorrente. E studiavo da lui, ho iniziato a crescere e poi vedevo questo ragazzo spettinato su Facebook. E dicevo, però vabbè, dai, vediamo cosa ha da dire, no? Quasi un po' come provocazione, come sfida. E niente, ho cominciato a leggere una mail e vedevo che tutti i giorni mi bombardava con queste mail, mi ricordo, che mi bombardavi letteralmente. Dicevo, ma guarda un po', perdonami, Mick, guarda, sto pirla che mi bombarda tutti i giorni, cosa avrà da dire? Leggo una mail ogni tanto, dico. Però in effetti, poi leggi un'altra mail e dici, però in effetti alla quarta mail ho capito che il pirla non era lui, ma ero io. E quindi ho cominciato per caso diciamo proprio per caso, a seguire anche lui e ho cominciato ad affezionarmi a questo sistema perché vedevo che non aveva bisogno di giacca e cravatta, non aveva bisogno di far vedere grandi cose con un cellulare in una cucina aveva creato un impero e ho detto magari qualche numero ce l'ha sto ragazzo e ho capito che era il mio mentore che era la persona da seguire. L'ho capito a Wake Up Call di Alfio. Ho visto che l'ha intervistato, ma non, tra l'altro non credo neanche fossi ospite, eri lì perché ti avevano invitato, Sì, nel sì, sì, sì. senso non. Sì,
ha cominciato a parlare, ho detto, ma quello è quello che sto seguendo. Poi l'ho beccato fuori nella pausa, nel coffee break, e ho visto un ragazzo di una gentilezza, di una disponibilità, di un modo così, così semplice, così diretto, e con Gabbo, e mi sono affezionata a loro. Gli ho detto, ragazzi, ci vediamo al vostro evento LDC, perché ho preso il biglietto, che tra l'altro l'avevate messo a un prezzo abbastanza abbordabile, quindi ho detto, vabbè, diamogli una possibilità, no? E sono arrivato all'LDC, ragazzi, e lì ho visto il futuro, lì ho visto proprio la luce in fondo al tunnel, perché ho visto questi giorni di corso, questi ragazzi, questa energia, questa bellezza. Anche, ecco, una cosa che mi ha colpito molto, il bene, cioè, diciamo, la purezza e questo rapporto fra questi due fratelli. E anche il mitico Pierre, di questa unione così forte. E poi, vabbè, i contenuti, cioè, mi ha preso il cervello, me l'ha deatomizzato, l'ha ricostruito, me l'ha rimesso in testa. E io ho detto, questa è la persona da seguire, io voglio seguire questi ragazzi e arrivare dove sono arrivati loro. Ho iniziato, ho subito scelto di iniziare con Freedom Formula, e ragazzi, io le cose le prendo sempre molto sotto gamba. Di fatto alle 5 di mattina mi alzavo per studiare Freedom Formula, nella pausa pranzo del lavoro studiavo Freedom Formula, arrivavo a casa, stavo 2 ore con la famiglia e fino a mezzanotte studiavo i materiali di Mick. Ho studiato, studiato, ho scritto il mio primo libro e ragazzi, è successo che ho pubblicato il primo libro gasatissimo, ed è stato un mezzo flop. Mezzo flop tanto per... Non tanto per il riscontro, perché il riscontro c'era, io parlavo alla nicchia del gentleman, perché il libro è andato, però i miei videocorsi non li prendeva nessuno. E ho detto, ragazzi, non è andato. Però una cosa che ho imparato dalla crescita personale è che se le cose non funzionano, non è mai colpa degli altri, ma è sempre colpa tua, no? C'era qualcosa che non avevo fatto, perché fondamentalmente Mick e i ragazzi avevano totalizzato cifre infinite. Vedevo dei ragazzi come Marco Villa, che aveva totalizzato dei lanci esagerati, Marco Villa e Riccardo, che avevano fatto dei lanci esagerati. Ho detto, vabbè, il sistema funziona. Io ho dato fiducia a Mick perché oggettivamente questa cosa funziona. Se non è andata con me è perché o ho sbagliato nicchia o ho sbagliato qualcosa. Fondamentalmente devo continuare a sbatterci la testa. Vabbè, fatto sta che a un certo punto, vabbè, parte le mie situazioni familiari che hanno avuto qualche problema, perché mi sono lasciato con mia moglie, tutte queste cose qua. Però il problema è che ho rifatto un lancio dopo alcuni mesi di lavoro, avevo fatto l'evergreen del corso, ero gasatissimo, avevo fatto tutte le grafiche fighe, tutto bellissimo. Arrivo a settembre dello scorso anno, flop. E ho detto, ragazzi, qua c'è qualcosa che non va. Però, nonostante tutto, mi sono rimesso con Mick. Mick mi ha parlato. Poi Mick ci gira molto intorno alle cose, no? È uno che ha molto, che l'ha indorata. Mi ha detto, Mauri, qua c'è qualcosa che non funziona. E mi ha raccontato appunto del discorso che la gente la mattina non si sveglia con l'idea di diventare un gentleman, ma vuole diventare gentleman per ottenere un suo successo personale, un suo riscontro sociale anche con le donne, nelle relazioni. Vabbè, ragazzi, fatto sta che Mick in 10 minuti così ha fatto, e in 10 minuti mi ha dato non so cosa mi hai dato, ma mi hai cambiato la vita. Perché cambiando solo il gancio di attacco, no? Perché poi fondamentalmente gli argomenti di cui tratto sono sempre gli stessi visti in un'altra ottica, e solo cambiando il gancio di attacco sono riuscito a ottenere questo risultato qui, che io reputo veramente. Io 30.000 euro li guadagnavo in un anno, prima. Un Ora è passato quanto? Un mese e mese e mezzo. Roba che non ci posso credere ancora, e quindi sono veramente poco prima di iniziare questa chiamata, gli ho detto proprio, Mick, io ti ringrazio perché mi hai cambiato la vita, hai permesso a me di essere finalmente realizzato e anche i miei figli di avere un futuro veramente decisamente più roseo. E sarà sempre meglio, perché ti continuerò a seguire e continueremo a spaccare
spaccare insieme, per usare uno slang, continuiamo a fare grandi cose insieme. Sì. Questa è un po' la mia storia, diciamo. Sì, ecco, io infatti ti porto, ecco, fino ad oggi non ho parlato molto anche nelle mail di Caso Studio proprio perché volevo che facessimo l'intervista, no? Che ho detto no, non voglio spoilerare nulla, perché sai, è un caso particolare che anche a me ha insegnato tantissimo, devo ammetterlo, quindi pure tu ci hai insegnato tanto in questo frangente, perché sai, quando una persona investe in un corso e fa tutte le cose che deve fare e non ottiene un risultato, nonostante quello mette ancora carne al fuoco e dice no, cazzo, devo andare avanti, devo andare avanti, devo andare avanti, e poi riprova a fare i lanci e nulla funziona, non funziona. Ecco, io so perfettamente che l'ultima chiamata che abbiamo fatto quando abbiamo fatto quella famosa Q&A 2 mesi fa, io ho detto ok, questo forse Mauri potrebbe essere l'ultima Q&A che facciamo insieme. Perché ovviamente, sai, dopo un anno che semini dici porca puttana, però forse è meglio che torno a fare quello che facevo, è meglio che non mi, cioè che sto coi piedi per terra, magari questa cosa non mi si addice. E mentre invece aver ragionato lì a freddo sui numeri, aver ragionato lì su tutte quelle che sono state le cose che tu stesso hai fatto, no? E io ricordo benissimo che avevo la mia agenda, questa qua sempre davanti. Ora l'ho già cambiata perché io scrivo molto, quindi probabilmente ho anche quella dove scrivo i tuoi appunti, le tue cose. E ricordo che avevo scritto: cazzo, cioè Maurizio Romano ha detto: no, allora, questa l'ha fatta, questa cosa 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 l'ha fatta, risultato zero. O comunque vicino allo zero. E ho detto: porca puttana. Ho detto qual è l'unica cosa che in questo preciso momento non va bene? Ho detto molto probabilmente, cioè mi sono immedesimato nel tuo cliente tipo, quindi quello che, a cui tu volevi vendere un corso per diventare gentleman, e ho detto cazzo, ma io non mi sveglio la mattina perché voglio diventare un gentleman, ma anzi voglio vedere, voglio essere guidato da una persona che magari è un gentleman in tutto quello che fa, sia nell'aspetto, sia nel modo di parlare, sia nel modo di fare, ok? E che mi insegna la cosa primaria che io voglio e che può farmi sentire gentleman anche se non lo sono realmente con giacca e cravatta. E quindi devo essere sincero e anche un po' diretto, però ho guardato dall'alto la situazione di Maurizio e ho detto, cazzo, avevo avuto una situazione un po' triste dal punto di vista familiare. Dall'altra parte c'era Maurizio con la volontà di fare una determinata cosa. Maurizio che comunque ha un'immagine perché la gente lo vedeva come il gentleman, quindi tutti gli facevano i complimenti, ma alla fine nessuno sostanzialmente pagava per qualcosa perché c'era un'interruzione, no? Non si capiva perché un leader così carismatico non riuscisse a vendere qualcosa. Fino a quando abbiamo capito che c'erano due mondi in cui lui era già immerso, che però non si riuscivano a collegare, ma semplicemente perché non erano stati collegati. Quindi lui era il leader, come la gente, la gente lo riconosceva ogni tanto per strada, in metro, via dicendo, e dall'altra parte c'era la sua situazione, ex situazione sentimentale, nuova situazione sentimentale, il fatto che comunque è un bel ragazzo, attraente, vuoi o non vuoi, è un ragazzo che noti in mezzo alla gente, sia per come si veste, sia per il suo aspetto, sia per i modi, via dicendo, ho detto, ma porca puttana, cioè, questo è un seduttore, solo che non se n'è ancora reso conto. E ho detto, ecco cos'è che deve fare, ecco qual è il link di connessione, cioè unire questa leadership incontrastata per quel che riguarda l'aspetto, il gentleman, il modo di fare, via dicendo, con la sua estrema capacità di capire le donne, di entrare in empatia con le donne, di attrarre le donne senza neanche essere lì oppressivo, come magari insegnano tutti i guru della seduzione lì fuori. E Ma... to Mauri. no, perché io, scusa, ti interrompo perché c'è Sì. un momento bellissimo che quando mi ha detto Mauri, tu devi fare seduzione, io ho detto mica, ma io, perché io fondamentalmente sono un uomo seducente, io non sono un seduttore ed è infatti quello che mi sta dando veramente il boost in questo momento perché io non insegno agli uomini le tecniche per abbordare le donne in mezzo alla strada. Io insegno a diventare uomini attraenti e carismatici e che attraggono le donne
in maniera molto più, diciamo, soft, ed è per questo che funziona anche per gli uomini timidi. E infatti, quando ho capito poi quello switch che tu avevi, quell'intuizione che tu avevi avuto, e ho collegato tutto, ho detto: in effetti io ho un grande successo con le donne, ma io non faccio niente per averlo. Sono semplicemente me stesso, mi comporto in un certo modo, creo empatia, capisco le meccaniche, capisco il linguaggio del corpo, capisco se una donna è interessata, e lì ho capito, ho detto: ho il Matrix, ho detto: è tutto Eh sì, fatto. hai solamente dovuto decriptare quello che già tu avevi in maniera innata sviluppato negli anni. E abbiamo creato insieme poi un posizionamento, perché io ricordo eravamo in call così nella Q&A, e mentre tu mi parlavi, che mi cercavi di dire no, ma sai, ma cavolo, ma è un anno che lavoro a sta roba, ho detto no, no, sta roba fa cagare, non la devi lasciare perdere, devi concentrarti su questo, sulla seduzione, perché tu sei un seduttore. E intanto ti avevo preso tutti i link di competitor, concorrenza, e ti ho detto guarda, studiati questi, ma già ho visto qual è il posizionamento che dobbiamo prendere. Infatti il tuo posizionamento è proprio questo, è che tutti sono dal lato maschile, quindi oh, ti aiuto a sedurre per scopare la gente, scopare di qua di là. Ho detto no, non, tu non fai sta merda. Primo perché sei un gentleman, secondo perché le donne ti ammirano, a prescindere che stiano con te o no, perché comunque adesso tu hai una relazione, tutto quanto, quindi con una bellissima donna e comunque le altre donne magari ti stimano anche per questo, no? E ho detto, cazzo, tu non sei sta roba qua da ragazzini sfigati, ah, ti insegno a chiavare di più, di qua, di là. No, cioè, il nostro posizionamento è, io ti insegno a riconquistare magari l'amore della tua vita, oppure conquistare colei che potrebbe essere l'amore della tua vita. E infatti, una delle cose che poi è il tuo slogan è, se mi stai cercando per far soffrire le donne, vai dai guru da 50 euro che ti insegnano queste stronzatine, che prendono e fanno copia e incolla dal metodo Mystery o altre robe. E che poi realmente poi in Italia magari non funziona e via dicendo. Boh, in un attimo Maurizio aveva creato il suo business. Ti ho detto poi il giorno dopo, ho detto ok, adesso fai questo, 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 questo. Alla fine, dopo 2 settimane, sei partito. Ma perché? Perché sostanzialmente avevi già dentro la tua mente, dentro il tuo modo di fare queste cose qua, le solamente dovute. Io te l'ho accese, ma tu poi le hai dovute trasferire e le hai messe in campo con un funnel ottimo e con risultati che insomma spaccano e funzionano. Ora la gente dice: Mauri, vabbè, sì, ha fatto 30.000 euro di qua di là, e dice: magari ha avuto 30.000 euro di spese. Quanto hai speso in pubblicità? E poi piano piano arriviamo anche a quello che è il tuo metodo di vendita, che è. Dal mio punto di vista rispecchia proprio alla grande anche il tuo modo di fare, il tuo essere gentleman. E quanto hai speso in pubblicità, Mauri? Circa 7.000. 7.000 euro? 7.000 euro a fronte di 30.000 euro di incassi, fantastico. E, a proposito di questo, parliamo anche della differenza che c'è stata e che hai avuto tu stesso dal vecchio modello. Che avevi anche per vendere il tuo corso da gentleman con 14.000 funnel e chatbot e via dicendo, tutte robe contorte, che ha un funnel che adesso è composto da 2 pagine, corretto? Hai 2 pagine e una call telefonica. Insomma, com'è strutturato? Com'era il casino mentale che avevi prima, dove mettevi 10 in campo e non raccoglievi niente, oggi con il 20% fai tutto. Allora, è semplicemente che il VSL Funnel è qualcosa di potentissimo. Allora, noi avevamo iniziato con il Forza 4, quindi avevo fatto anche io poi le cose le prendo, come vi dicevo, abbastanza seriamente, avevo fatto tutti i video con il videomaker, tutte robe fighissime, l'intro, tutto figo. E alla fine era una bellissima scatola. Una bellissima scatola perché era veramente fatto bene, mi avevi insegnato a fare un funnel eccezionale, era bellissimo, però di fatto era troppo troppo complicato, troppo complesso. Le persone non riuscivano a capire, ad andare avanti, c'erano troppi intoppi. Allora cosa mi ha consigliato Mick? Mi ha detto: Mauri, fai le cose, la cosa più semplice. Prendi, fai 2 pagine, una di opt-in in cui metti una mail e un nome.
metti un video in cui metti davvero del valore, mi ha detto non risparmiarti, non avere paura di dare informazioni. Io mi sono messo lì, ho fatto un video in cui ho dato veramente tutto me stesso e poi le persone possono semplicemente iscriversi dopo averlo visto tutto, iscriversi a una call con me di 30 minuti. E in questa call io o dei miei collaboratori gli raccontiamo un pochino come cosa facciamo e gli diamo delle, diciamo, una consulenza gratuita per vedere e assaggiare il nostro servizio. Il discorso è semplicemente che è cambiato tutto, è cambiato proprio l'approccio, perché adesso le persone, dopo aver visto il video, ti chiamano e hanno proprio voglia di parlare con te. Io infatti quando vedo qualcuno che mi chiama e comincia a obiettare, ho anche un atteggiamento un pochino meno da gentleman, gli dico guarda, se non ti interessavo, cioè se non sei d'accordo con quello che hai visto nel video, perché mi hai chiamato? Giusto. A volte sono anche un po' scortese perché ci sta, no? Cioè a me fa piacere parlare con persone che hanno visto il video, che condividono quello che dico e che vogliono saperne di più. È un atteggiamento totalmente diverso da quello che avevo prima, quando lavoravo, diciamo, nel lavoro tradizionale, perché io mi facevo mandare a quel paese, invece adesso le persone hanno voglia di parlare con me ed è cambiato tutto. È un po' come nella seduzione. Se tu vai dalla donna a abbordarla, a provarci, a superare le sue barriere, la donna si sente un pochino, diciamo, intimorita e si chiude. Se invece sei tu che attiri la donna, cambia tutto. E la stessa roba è questo. Wesley Fanning mi ha cambiato proprio anche l'atteggiamento in tutto, perché è molto più diretto, molto più veloce. Ho capito che servono molti meno fronzoli. Sì. Molti meno fronzoli per quanto riguarda la parte digitale e tecnica. Poi nell'abbigliamento servono, però nel senso, no, scherzi a parte. Ho visto proprio che è una cosa che. Cioè, ecco, una cosa che voglio dire è questa. La cosa bella è che noi, Mick, cresciamo con te. Sì. È proprio bello questo. Una cosa che stavo valutando sul percorso che stiamo facendo insieme di Hero. Stiamo proprio crescendo insieme con te. Noi seguiamo la tua crescita e ci fai crescere ogni giorno perché basta un confronto anche di 5 minuti su WhatsApp piuttosto che in una mastermind e ritorni che hai già tutto chiaro. 5 minuti bastano davvero. Sì, no, questo è vero, ma succede anche a me, a livelli differenti quando vado in America, ok? Cioè, tante volte magari paghi, cioè io stesso sono il primo che investe più di 100.000 euro l'anno faccio parte di tre mastermind per tre skill diverse e ti rendi conto che paghi magari cifre abnormi, tipo 30.000 dollari all'anno e alla fine se ti metti veramente giù per iscritto, quelli che sono gli insegnamenti che magari quell'anno hai preso sono 4 righe, ma sono quelle 4 righe che cazzo raddoppiano il tuo fatturato. E quindi è la stessa identica cosa ed è giusto, no? E alla fine è quello che faccio anch'io costantemente, cioè il mio obiettivo è andarmi a cercare sempre informazioni nuove, informazioni migliori, informazioni più potenti e i miei programmi li utilizzo per creare un canale diretto. Tu all'inizio hai parlato del famoso LDC, che era il mio evento dal vivo dove abbiamo messo più di 3.000 persone in 4 edizioni, adesso non lo facciamo più e al posto di Liberati dalle catene, che comunque aveva un prezzo accessibile, abbiamo creato un webinar di 4 ore totalmente gratuito dove le persone possono iscriversi, che tu stesso hai visto e mi hai detto minchia, ma qua dentro c'è la roba di 3 giorni che cazzo, per saperlo me ne stavo a casa e compravo direttamente il corso dopo perché... E hai anche menzionato Freedom Formula, che è il nostro programma avanzato. Noi abbiamo solamente tre programmi, quindi vendiamo solamente tre programmi, che è Info Marketing Lifestyle, Freedom Formula e poi c'è il Master, ma uno non è accessibile se prima non inizia a guadagnare con altro. Quindi, insomma, questo è un po' quella che è la nostra filosofia, e quindi tutto quello che noi impariamo cerchiamo poi di creare un filone diretto e inserirlo all'interno dei nostri programmi, tant'è che proprio anche questo nuovo funnel che tu hai utilizzato con due semplici pagine è un funnel che noi utilizzavamo anni fa, ma che
nonostante non gli avessi mai dato importanza, aveva già portato i suoi frutti, ma nel momento in cui ho iniziato ad applicarlo anche io meglio e anche voi meglio, ha portato veramente risultati estremi. Ma anche perché hai detto bene, no? Mentre magari con un'altra tipologia di funnel hai un periodo di incubazione abbastanza lungo da considerare, prima che magari il lead acquisti, cioè con te, io mi ricordo che quando hai messo online il funnel, penso che dopo quanto tempo hai iniziato a vendere? Dopo 3 giorni. Cioè, in 3 giorni avevi già preso il primo cliente da 1 migliaio di euro, 2.000 euro, una cosa del genere. 4.000 euro dopo 3 giorni. Cioè, e lì dici, ma che cazzo ho fatto tutto l'anno precedente? Cioè, Guardi il messaggio che vi ho mandato il video. sì. Ero veramente al settimo cielo. E una cosa che vorrei aggiungere, anche questo, che è una cosa che mi preme parecchio. È che non dovete ascoltare, questo è un consiglio che mi sento di dare, non dovete ascoltare all'esterno, ragazzi, perché il vero problema sono le persone che ti inquinano la mente. Se io avessi ascoltato tutte le persone che in questi anni mi hanno detto: ah, ma quello lì ti prende i soldi, ti ruba i soldi, quello lì è un ciarlatano. Io, ragazzi, vi giuro, solo a ricordarlo mi viene un nervoso perché ho proprio questa roba dentro e vedevo che io sapevo chi è, lo conosco Mick, conosco Mick, Gabbo, Pier, tutti i ragazzi e so per certo che non sono dei ciarlatani, però il problema è che non avevo dei risultati tangibili. Per poter dimostrare questo. Esatto, ed era una cosa che mi faceva veramente star male e non potevo mai difendervi. Fondamentalmente, se non dicendo: ragazzi, io ho fiducia in loro. E tante persone, anche compagni di corso, mi hanno sempre fatto i complimenti perché mi hanno detto: Mauri, ma tu, cavolo, sei stato qua 1 anno e mezzo, quasi 2 anni, senza ottenere un risultato, hai investito un sacco di denaro, ma non ti hai mai visto, hai sempre avuto l'energia al massimo e non ti è mai venuta la voglia di mollare. Vero. E io rispondo semplicemente questo: se qualcosa funziona, non puoi metterla in dubbio, perché fondamentalmente funziona. Quindi se non ha funzionato è perché non sono ancora pronto per farla funzionare. È semplicemente quello. E qua, io l'ho capita questa cosa il primo giorno, ALDC, lo sapevo già. Ho detto: io do fiducia a sti ragazzi perché io so che mi porteranno lontano. E ho cominciato a non ascoltare nessuno. Ci sono stati oggettivamente dei momenti, Mick, in cui ero scarico, ho avuto dei momenti di down, ma la fiducia è rimasta sempre. Perché se in solo momento io non avessi mancato la fiducia nei vostri prodotti, in voi, sarei adesso a fare telefonate. E quindi ora le faccio in un altro modo, ora faccio in un altro modo. E quindi sono veramente grato anche a me stesso perché ho messo in pratica quella che è la mia determinazione, la mia costanza. Infatti ora tutti quelli che mi prendevano in giro sono tutti quelli che mi chiedono come ho fatto. È classico. Pensa che in zona da me avevano creato un gruppo WhatsApp per prendermi in giro. Vabbè, benvenuto nel club. Avevano creato un gruppo WhatsApp per prendermi in giro, le risate che si facevano alle mie spalle, prendevano le mie quote emozionali con le mie pose un po' così, le cambiavano. E sai cosa c'è? Oggi non li considero manco più, cioè sono quelli che per strada ti guardano: sei un grande, sei un mito, come hai fatto? Ma non c'ho neanche più rabbia, perché No, no, è vero. quando superi mentalmente il livello, è come gli haters che ti scrivono su Facebook. Sì. C'è proprio un distacco emotivo. Ecco, la cosa è che se persone a cui voglio bene mi criticano, eccetera, allora ci rimango male. Ma se è un estraneo, una persona che non conosco, che non stimo per certi versi, faccia quello che vuole. E questa è una cosa che bisogna imparare, ragazzi, Sì, perché, assolutamente. veramente a volte ti scrivono dei commenti che veramente ti si attorcigliano le budella. Però bisogna essere gentleman e lasciar perdere, lasciar passare.
Questo è un pochino Sì, no, quello. questa è, sai, purtroppo ormai sono anni che analizzo anche il successo, meno e fortunatamente di nostri studenti, ce ne sono tanti che hanno successo, hanno veramente cambiato la loro vita e quindi mi rendo conto, no, e guardo quali sono i pattern che si ripetono e questa è una cosa che blocca molte persone, ma che nel momento in cui invece la superano, porta le persone a un livello successivo, proprio il fatto di gestire le critiche, le prese in giro da parte delle persone che ci sono vicine, no? E questa è la cosa che molti non riescono a sopportare, quindi abbandonano. E tanta gente magari abbandona un corso, abbandona un programma, che è lo stesso programma che magari ha cambiato la vita a un altro, a un suo compagno di corso, ma lui lo abbandona perché magari si fa condizionare da quelli che sono i pensieri, magari delle persone che gli stanno accanto, no? Marito, moglie, se sono persone molto vicine è ancora peggio, oppure amici, parenti e via dicendo. Ma nel momento in cui cominciate a essere egoisti dal vostro punto di vista e sapete che anche se loro in questo momento vi stanno prendendo in giro, un giorno vi ringrazieranno per non aver mollato quando loro vi prendevano in giro, e allora questo cambierà ogni singola cosa. Guarda, io ne sono ancora la dimostrazione, ci sono ancora persone, faccio un esempio, miei compagni di nuoto, che tutt'oggi con Corriere della Sera che parla di me, Vanity Fair che parla di me, TV, giornali, Mondadori, siamo nelle librerie della Bocconi, l'università mi chiedono di fare docenza di marketing e di web marketing. Nonostante questo, ci sono miei compagni che erano amici una volta e che oggi non riesco neanche a guardare negli occhi, ma a malapena dico ciao, che magari vanno a dire in giro: ah, ma cosa fai ancora tu? Ah, 3 milioni di qua, di là, vendi la fuffa, vendi G. Scusami, ma tu che non sei nessuno, che sei una formica del cazzo, che sta ancora perdendo tempo cercando di raggiungere qualcosa che non si sa neanche, solo perché non sai che cosa fare nella tua vita futura, pensi di essere di più di Corriere della Sera, Mondadori, università e via dicendo? Forse sei tu che sei sbagliato e che sei marcio ed è meglio che ti svegli. E nonostante questo, vedi, io ci rimango molto male, no? Perché erano persone che io reputavo tanto amiche. E però non c'è da fare nulla, nel senso, accade perché sono invidiose. E non giustificheranno mai il vostro successo, perché probabilmente il loro insuccesso arde ancora più forte di quello che dovrebbe essere, e non sanno come uscire fuori, non sanno come sganciare. È un po' come nello sport, no? Sono i classici che se vedono qualcun altro vincere, magari avversario, al posto di dire: oh cazzo, questo è stato più bravo, dicono: oh, minchia, ci ha avuto più culo, ma sì, ma quello si è drogato, ma quello fa. No, cioè, ammetti, magari è stato più bravo. Non è che sei Dio sceso in terra. È una cosa che da tutte le persone di successo è che le vere persone di successo sono quelle che non hanno bisogno di screditare gli altri. Sì, esatto. E sono quelle che sono contenti del successo degli altri. Cioè, io sono felice quando vedo il successo vostro, sono felice quando vedo il successo anche di persone che non fanno magari il nostro mestiere, no? E che magari per loro il successo è fare quello che amano per 1.300 euro al mese, ma sono felici di farlo, cazzo. Non tornano a casa la sera a dire: no, io questa vita non la voglio fare. No, magari, cazzo, è gente che aiuta bambini di qua, di là, e gli piace veramente quello che fanno. Quello è successo e io sono felice per quelle persone, capito? Ed è questo, e questo è proprio un cambio di mentalità, un cambio di prospettiva, e penso che fino a che la gente sarà invidiosa dei risultati altrui non cambierà mai il loro punto di vista e non cambierà mai la propria vita, cioè sarà sempre peggio. Quindi è bello che tu abbia detto questo, anche perché, ripeto, sono tante le persone che vedranno questo video e che capiranno e che si saranno trovate, no, in questa condizione dove dici: cazzo, ma forse hanno ragione loro, ma perché devo andare contro? È meglio stare nel gregge. Ma fidatevi, ragazzi, che all'inizio non vi capiscono. Vi prenderanno in giro, poi vi chiederanno come avete fatto e starà lì e voi decidere se spiegarglielo, come magari ho fatto io creando poi corsi e altre cose, che inizialmente l'ho fatto proprio perché le persone più vicine a me mi chiedevano, cioè mi dicevano: ma come hai fatto? Come hai fatto? Come hai fatto? Cazzo, non avevo più tempo di spiegare come avevo fatto, ho detto: oh, boh, creo un corso, lo faccio, faccio vedere. Oppure no, è semplicemente dirlo. Poi che le persone che ti chiedono come hai fatto siano poi le ultime a seguire i consigli, quello è un altro conto. Però ecco, questo, cioè, Mi ricordo ancora la faccia che hanno fatto le persone quando io ho mollato il mio lavoro. Io comunque guadagnavo
E quando ho mollato il mio lavoro è stato veramente il momento più difficile emotivamente della mia vita, perché io l'ho mollato perché non ce la facevo più. Non ce la facevo più perché stavo in un ambiente in cui, che non mi apparteneva. Ero svogliato, sentivo di perdere il mio tempo, stavo. C'è questo signore che sta facendo, stanno ristrutturando casa. E niente, quindi mi sentivo di perdere proprio il mio tempo, 8 ore dentro un ufficio a timbrare, che poi non c'è niente di male, però per quanto mi riguarda mi faceva andare proprio in panico, no? Sentirmi bloccato. E io mi sono accorto che dovevo cambiare la mia vita, veramente, quando io non potevo, cioè non sapevo il giorno prima del primo giorno di scuola di mia figlia. Non sapevo se potevo stare, se potevo esserci, perché sapevo tutte le volte, vabbè, te lo dico alle 5, te lo dico alle 6, vediamo. Oggettivamente avevano diciamo, degli impegni, delle situazioni da risolvere con me, cioè dove lavoravo. Però io non volevo più essere dipendente dalla scelta delle altre persone. E un'altra cosa, il secondo punto fondamentale, è che quando è mancata la mamma del mio migliore amico, anche lì io non sono potuto andare a Rosario perché non sono potuto uscire, e il giorno dopo anche lì l'ho saputo tardissimo quando potevo andare, e quindi se sarei potuto andare, e quindi mi ha veramente segnato, e infatti mi ricordo ancora le emozioni, e lì ho capito e ho deciso di chiudere. Ho detto: sai che c'è? Io mi licenzio. Così. Me lo ricordo, il giorno quando hai fatto il video hai detto: ragazzi, mi sono licenziato. I miei genitori mi ricordano ancora la faccia così. Quanto, Mauri, se puoi dirlo o non puoi dirlo, più o meno quanto guadagni, cioè un lavoro che quanto ti dava al mese, insomma, anche perché no, perché la Diciamo dai gente 1.700, 2.000. no. Dimmi, dimmi. Vabbè, avevi un posto fisso di un certo livello, insomma. Poi in un ambiente comunque, cioè l'uno avevamo, cioè proprio il classico lavoro indeterminato, perfetto, però non era perfetto per me. Certo. No, te l'ho chiesto perché, sai, molte persone, magari anche che stanno guardando, no, non trovano il coraggio e pensano che vivere sia accontentarsi magari di un posto a tempo indeterminato da 2000 euro al mese perché, vabbè, oh, ma cosa vuoi chiedere di più, ragazzi? Va bene così. Però dentro di sé si logorano costantemente senza accorgersi, arrivano magari a una certa età con un figlio o quant'altro e si perdono magari le cose belle della vita. Guarda, io ho avuto i miei genitori che comunque mi hanno dato tanto, mi hanno insegnato tanto e ora fortunatamente papà è andato in pensione, però mamma ancora sta lavorando e a mamma piace da morire il suo lavoro, però mi rendo conto che in un periodo attuale dove mia nonna ha 99 anni e mezzo e sta benissimo, per carità, però a 99 anni e mezzo io so perfettamente che mia mamma vorrebbe stare accanto a mia nonna tutti i giorni. Certo. E mia nonna abita giù in Sicilia, mia mamma su a Milano e guardo e dico, cioè vedi, questa cosa non è concepibile. Non c'è soldo che può andare a ripagare il tempo che tu puoi passare con le persone che ami, soprattutto negli ultimi anni di vita, no? Perché una persona che ha 99 anni e mezzo è normale che siano gli ultimi anni di vita. Pure per noi possono essere gli ultimi anni di vita, quindi figuriamoci per una persona di 99 anni e mezzo. Ecco, e questo è quello che forse mi spinge anche a cercare di divulgare costantemente quello che noi facciamo, no? Perché non si tratta di diventare milionari, miliardari o multibilionari. Si tratta semplicemente, magari anche solo, di guadagnare la stessa cifra, ma con la libertà di farlo dove vuoi e con le persone che ami, punto. E insomma, quindi poi penso che la differenza di quanto uno poi arriva veramente a guadagnare con l'infomarketing o quant'altro sta semplicemente nell'ambizione e nella voglia di fare, ma ecco perché dico successo è anche una mamma che magari stando a casa con il figlio, che era il suo sogno, riesce magari a crearsi un'attività da 1000 euro al mese, punto. Cioè, non gliene frega niente, vuole questo, basta, perché ovviamente tu lo sai adesso, lo stai scoprendo adesso, ma
quando cominci ad avere un'aziendina che comincia a fare 17-18 mila euro al mese e arrivano sempre più clienti, sempre più clienti, sempre più clienti. Arrivano sempre più responsabilità, devi prendere qualche persona, devi capire come migliorare alcune cose, come automatizzare robe di cui non ti puoi più prendere carico e tutta questa serie di cose. Quindi magari uno dice: no, no, ma io mi accontento di 2000 euro al mese col mio computerino, mando solamente una mail al giorno, fine, non voglio rotture di coglioni. E va bene anche quello, cioè tu immagina uno che decide oggi di partire, andare, mi piace surfare e decide di andare a San Diego, cazzo, a vivere e dice: oh, io voglio creare il mio business, il mio prodotto, fine, non voglio rotture di coglioni, mando una mail al giorno la mattina e poi vado a surfare, fine. E ha quello, cioè non ha l'ambizione di creare un'azienda multimilionaria. Sì, Quindi. è in base alle ambizioni di una persona, è esattamente quello. Esatto, In quindi. questo mondo, però vabbè, questa è un'altra cosa. No, vabbè, una cosa bella, tu hai una bella missione adesso e. Anzi, ecco, qual è la tua missione? Dai, racconta. Qual è la tua missione con Gentlemind e con questi programmi dove veramente insegna le persone a sedurre grazie all'attrazione e non sedurre grazie alla rottura di coglioni o la manipolazione mentale? Esatto, Qual è la tua missione? portare un po' di eleganza nel modo di approcciare e aiutare tanti ragazzi che sono in difficoltà, perché comunque questi social hanno un pochino distrutto quelle che sono le relazioni, perché ormai è tutto su social, tutto su messaggi, non c'è più la telefonata e quindi è molto più difficile. E per una persona timida, che è principalmente il mio target, è molto difficile oggi trovare una ragazza, soprattutto perché le ragazze sono molto più, tra virgolette, aggressive di una volta. Una volta c'era la classica donna che se ne stava sulle sue, adesso la ragazza ha bisogno di cioè, di un uomo Tiene che sia testa. a sua altezza. E quindi è proprio quello, voglio portare un po' di ancora di eleganza, voglio che ci siano i cavalieri. Cavalieri che moderni ovviamente, non che arrivino col cavallo davvero, ma che ci sia un pochino più eleganza invece che scrivere ciao bellissima su Messenger o sei stupenda, quelle cose lì che sono, io li chiamo gli MDF, i morti di figa, quelli che scrivono su Facebook, quelle cose lì o che vanno, non so, che si buttano in mezzo solo per, tanto per, no? Cioè, vorrei che le relazioni fossero qualcosa di più bello e che, di più profondo che un semplice accoppiamento per la sera. Esatto. Bello, hai una storia senza fare nome di un tuo studente che ti ha colpito, che è riuscito ad arrivare a quello che voleva, in che modo che? La cosa che mi accorgo è che molti ragazzi arrivano da me per riconquistare la propria ex fidanzata, io so ovviamente come fare, e iniziamo il percorso e inizio prima ancora che dalla riconquista a cambiare loro stessi, cioè loro come persone, no? Gli comincio a far capire chi è lei, chi sono loro, cosa hanno sbagliato, come funziona tutto e soprattutto la cosa bella è che quando arrivano a riconquistarla, no, loro vogliono continuare ad andare avanti perché hanno capito che non è più la donna per loro. Ed è una roba che Pensa succede nel 90% dei casi. te. Perché i ragazzi spesso vogliono riconquistare la propria ex fidanzata perché credono di non avere opportunità. Altre opportunità, dicono, una come lei non la troverò più. Però in realtà se ci fai caso il mondo è vario, ci sono milioni di persone e quindi una persona adatta la puoi trovare. E poi alcuni riescono anche a riconquistarla, però il 90% ottiene la possibilità di riconquistarla ma decide di andare avanti. Mi dice Mauri, sai che c'è? Non mi interessa più. E andiamo E avanti. quella è una grande vittoria. Lì proprio. Ma poi è l'orgoglio proprio di vedere come cambi le persone. Perché arrivano queste persone che sono distrutte, spaventate, ma anche ragazzi solo anche che non devono riconquistare la propria fidanzata, proprio ragazzi che sono tristi perché non riescono a ottenere una ragazza, perché sono stati traditi o perché sono mille motivi, no? Vedere il cambiamento di questi ragazzi che arrivano, cioè li vedi in call così e poi
dopo 4-5 call che facciamo sono sorridenti, carichi, smaglianti, vestiti meglio e io mi gaso perché porto un po' di bellezza nella vita delle persone e questo vale più dei soldi. Quando ho cominciato a capire che i Esatto. soldi sono la conseguenza, e lì sono cominciate ad arrivare e ne Esatto. arriveranno sempre di più perché ormai li ho messi da parte e voglio solo aiutare le persone il più possibile. A parte questo che vado solo 5 call. Che magari ci guarderà su YouTube. Diciamo a cazzo io. No, tra l'altro chi ci sopra sono bravissimi. No, a parte scherzi, non sembra che lo dica apposta, però sono. E no, niente, comunque sì, questo è quanto. Questo è quello che mi rende fiero oggi Fantastico. Mauri, per concludere, anche per chiarezza nei confronti magari chi ci guarda, tu in questo momento vendi ovviamente consulenza, cioè senza entrare nel dettaglio, poi insomma se c'è qualche ragazzo, qualche timidone che vuole sicuramente approfondire il tuo metodo e penso che sia veramente unico, può sicuramente cercarti via dicendo. Però sostanzialmente è un'attività di consulenza dove hai agganciato anche un infoprodotto che le persone si possono studiare Certo. indipendentemente dal tempo che hanno, dal luogo e via dicendo, corretto? Sì, l'infoprodotto è per dare le informazioni Sì. e poi ci sono le coaching con me e con i miei coach per andare a sviscerare tutti i problemi che diciamo le persone hanno. Una cosa che facciamo in coaching non è proprio una lezione, ma è io la chiamo la sovrascrittura. Andiamo a sovrascrivere tutti i pensieri negativi che le persone hanno con dei pensieri nuovi. E quando le persone hanno dei pensieri nuovi sovrascritti, cominciano a capire che c'è qualcosa di più. Escono, io dico, escono dalla scatola, no? E Sì. cominciano a vedere che c'è un mondo fuori. E faccio questo, sì. Fantastico, fantastico. Bene, Mauri, siamo stati un bel po' in call. Spero veramente che questa intervista a studente sia piaciuta, ma sono certo che insomma piacerà. Io ovviamente ti ringrazio. Il tuo primo obiettivo ormai è settato per quel che riguarda l'infomarketing. Noi ti aspettiamo all'interno del 100K, ma insomma, è solamente questione di qualche giorno, di qualche mese. E niente, credo veramente, sono veramente felice, ripeto, perché è vero, noi ti abbiamo insegnato tanto, ma anche tu in questo caso ci hai insegnato che se qualcosa non funziona, non è la persona, ma è che probabilmente è veramente solo questione di cambiare angolo, cambiare nicchia, perché le competenze di infomarketing sono qualcosa che può farti monetizzare qualsiasi cosa. Il tuo unico compito è capire se può essere monetizzato su un verso, su un altro, oppure da sopra, oppure da sotto. Ma non c'è il dubbio sul sarà monetizzabile, il dubbio sarà solo come monetizzerò. E questa è la grande lezione che può servire veramente a tanti, no? Che magari ci hanno provato anche con altre persone, altri formatori, via dicendo, e che non hanno ancora ottenuto risultati, possono sicuramente capire come fare. Io infatti invito chi sta guardando magari questo video a iscriversi al webinar e in caso farsi una chiacchierata con qualche nostro ragazzo per capire proprio come tu stesso magari hai intrapreso questo percorso e come loro possono anche cambiare magari quella che è la loro situazione, perché qualsiasi sia c'è sempre di meglio lì fuori ed è nostro diritto andarcelo a prendere. Quindi Mauri, io ti ringrazio veramente tanto, anche a nome di Gabbo, di Pierre, di tutti i ragazzi di Infomarketing X e insomma noi ci vediamo presto. Sì, Grande. sono io che ringrazio voi davvero, questa la faccio in pubblico proprio perché lo faccio sempre in privato, ma voglio farlo anche in pubblico per avermi cambiato la vita e aver dato un futuro migliore a me e ai miei figli, perché è questo quello che è, per cui ho iniziato e questo che mi avete dato e di questo ragazzi vi sarò eternamente grato, eternamente, veramente. Grazie di cuore. Grazie a te Mauri. Ciao a tutti ragazzi. Ragazzi, ciao!